È stato il vice premier Matteo Salvini a concludere i lavori della due giorni di Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province che si è tenuta all'Aquila e che ha visto la presenza di ospiti di assoluto prestigio. Salvini è uno dei leader di partito che ha posto la questione delle province per primo. Ha spiegato il vice premier che molti la pensano come lui. Bisogna tornare ad avere una provincia con la P maiuscola e con funzioni piene. Spero di avere la stessa fortuna sulla reintroduzione delle province. Il segretario della Lega e il ministro delle infrastrutture, vicepresidente del Consiglio, la pensano nella stessa maniera. Per me la soluzione migliore sarebbe tornare a eleggere direttamente i presidenti di provincia con le province con piene funzioni e quello che riguarda il personale e il budget di conseguenza già dalla primavera 2024. Quindi lo dico chiaramente. La Commissione del Senato dovrebbe finire entro settimana prossima l'esame degli emendamenti sull'autonomia, che erano più di 500, ne sono rimasti una settantina se non sbaglio, quindi c'è tutto il tempo, c'è tutta la possibilità, se c'è una volontà comune, di cominciare a esaminare gli emendamenti che sono stati depositati già a luglio, quindi sono passati già 3 mesi, sono sicuro che il parere del Ministero dell'Interno possa essere positivo, quindi riprendendo le parole del Presidente della Repubblica, che sposo e condivido riga per riga, non si può più rimanere a metà del guado. Quindi non mi interessa tornare ai perché, ai per come, alla legge del Rio, eccetera, eccetera, eccetera. Un bilancio assolutamente positivo quello venuto fuori dall'Assemblea, sia a livello organizzativo che di contenuti, perché il tema della riforma delle province è al centro ora dell'agenda nazionale con molta forza, come ribadito da tutti i presenti, soddisfatto ovviamente il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Siamo riusciti ad attualizzare il tema, certamente sottolineato in maniera eccellente dal presidente Mattarella. Oggi si è continuato molto bene, quindi anche l'intervento di Fitto ha dato un input ulteriore a quello che è il processo di riforma in atto, quindi abbiamo quantomeno la soddisfazione di essere riusciti a riporre un po' al centro del dibattito politico il tema delle province.